In questo periodo di crisi, voler parlare, diciamo così, di bilanci positivi diventa un pochettino complicato. Però noi diciamo, ci siamo impegnati a rafforzare quello che dovrebbe essere diciamo, l'anello più forte della nostra economia, che è il turismo e quindi così, come dire, le grotte. Quindi abbiamo migliorato le presenze turistiche in questo periodo. Abbiamo, diciamo così, appena messo a bando e quindi affidato un incarico per pubblicizzare ulteriormente quello che abbiamo nel territorio e stiamo cercando di attivare politiche che possano mettere al centro e all'attenzione l'istruzione, la scuola, la cultura e il sociale. Siamo molto preoccupati di quanto il governo centrale, anche la regione e la provincia dedichino agli aspetti che ho appena nominato. Ci si prevede un taglio del 57% dei trasferimenti per il sociale, quando il piano, così dire, triennale erano somme, diciamo così, già assegnate. Un taglio del 57% sul sociale ci vedrebbe come dire, in grossa difficoltà, ma questo non solo per Tosa ma tutto il territorio. È necessario continuare a difendere la scuola, le poche istituzioni scolastiche che sono rimaste nei comuni piccoli. È necessario tener conto quindi dell'istruzione intesa anche come istruzione universitaria e come viabilità. Di recente una petizione popolare che è arrivata di due giovani, ma che sicuramente rappresentano il panorama più complessivo diciamo così, degli universitari pendolari che stanno nel nostro territorio e che vogliono poter fruire di questo beneficio e non possono perché effettivamente ci sono disagi notevoli per i ragazzi che fanno i pendolari. Noi ci stiamo battendo perché si possano creare condizioni migliori, ma ovviamente chi è competenza e ha competenza in materia è sicuramente la provincia, sicuramente la regione. Noi sensibilizzeremo l'assessore dei trasporti. Poi, come dire, le uniche politiche che si cerca di realizzare sono quelle che tendono al risparmio e ad entrate extra.